In questo video ti spiegherò come donare ai tuoi bambini momenti di distensione in classe attraverso un'esperienza di musica e mindfulness. Ma prima vorrei partire da una storia. Si narra infatti che uno studente zen disse al suo maestro che aveva difficoltà a concentrarsi. Il maestro gli rispose di iniziare a porre maggiore attenzione al proprio respiro, ma lo studente perplesso si lamentò dicendo: "Beh, il respiro è così poco interessante." Il maestro allora prese il ragazzo, lo condusse in prossimità di una vasca, suggerendogli di tenere per qualche istante la testa sott'acqua. Quando il giovane riemerse per cercare aria, il maestro gli domandò: "Allora, il respiro è davvero così poco interessante?" Beh, la respirazione costituisce per tutti noi una sorta di ponte tra conscio ed inconscio, ed oltre ad essere una funzione involontaria che quindi procede autonomamente, non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo comunque la possibilità di agire su essa consapevolmente. E ciò è possibile magari diminuendo la frequenza degli atti respiratori, rendendoli più ampi e profondi quando desideriamo ritrovare la calma. Modificando magari la respirazione, possiamo anche ridurre e diminuire stati di malessere sia a livello fisico che psichico. Poiché non dobbiamo dimenticare che prestando attenzione a questo atto vitale, riusciremo ad alleggerire gli stati emotivi e a distendere anche le tensioni che sul corpo si riversano. Pensiamo ad esempio quando di fronte a sfide della vita emotivamente intense tendiamo a trattenere il respiro. Ecco, un tempo la paura, la tensione era provata dai nostri antenati di fronte a stimoli concreti e l'aria in questo frangente veniva spontaneamente trattenuta come reazione inconscia di difesa. Infatti, il tasso più elevato di anidride carbonica nel sangue provocava una sorta di intorpidimento dei sensi, utile a diminuire in parte tale spiacevole sensazione di angoscia. Ad oggi però questa antichissima reazione si replica un po' troppo spesso, anche di fronte a stimoli ordinari, quali per esempio una prova per i nostri piccoli, una verifica, o per i più grandi un colloquio di lavoro, quando siamo chiamati a parlare in pubblico e più in generale ogni qualvolta ci si espone al parere dell'altro, sia esso un docente per i più piccoli o un titolare magari per noi adulti o un cliente da soddisfare, una classe di studenti, se siamo docenti, a cui divulgare il nostro sapere. Ecco, il rischio in tutto questo risiede nel fatto che, essendo sovente oberati di impegni concentrati nell'esporre le nostre capacità in ogni circostanza, tendiamo a mantenere un respiro rapido e poco profondo, come se ci dovessimo sempre proteggere da un pericolo esterno. Ecco perché anche con i più piccoli, immersi comunque in un mondo scolastico in cui si avvertono sovente tensioni e timori dovuti al giudizio e al confronto, è assolutamente importante recuperare l'attenzione a questo atto vitale per riuscire a modulare, a dare la chiave ai nostri studenti per modulare almeno un po' i propri stati interni. Prestare cura infatti alla respirazione aiuta il bambino anche a migliorare la concentrazione e di conseguenza la memorizzazione dei concetti, a ridurre l'impulsività, ad analizzare anche i pensieri che attraversano la mente, decodificando le emozioni, nell'ottica di pensare prima di agire e quindi agire più consapevolmente. Osservare il proprio mondo interno. Aprirsi alla capacità quindi di utilizzare il respiro per creare una pausa appunto proattiva al ripristino di uno stato di calma. Come fare però per aiutare i più piccoli in tutto questo? Beh, ti propongo una piccola meditazione per bambini che segue a questo video e che potrai sperimentarla fin da domani con i tuoi piccoli. Stenditi a terra con le braccia lungo i fianchi e chiudi gli occhi. Fai tre respiri profondi e lenti.
posa le mani sulla pancia ed inspira lentamente dal naso. Osserva il movimento della pancia che si gonfia e si sgonfia sotto le tue mani come un palloncino. Non avere fretta. Continua ad inspirare gonfiando la pancia e ad espirare sgonfiandola lentamente. Ora immagina di essere sdraiato su un prato e mentre continui a respirare ascolta i suoni che ti circondano: il dolce canto degli uccelli, lo scorrere dell'acqua di un piccolo ruscello e il rumore del vento che ti accarezza i piedi, le cosce, il bacino, la pancia, il torace, le mani, le braccia, le spalle, il collo, il viso, sino alla fronte. Percepisci l'erba fresca sotto il tuo corpo ed i raggi del sole che dall'alto si posano riscaldandoti. Continua a respirare profondamente e liberamente e sentirai che il tuo corpo è ormai più calmo e rilassato. Resta in questo tuo luogo sicuro e rigenerante per tutto il tempo che desideri, continuando a prestare attenzione al tuo respiro. Solo quando sarai pronto potrai aprire gli occhi con la consapevolezza che potrai tornare in questo luogo di meravigliosa pace ogni volta che vorrai.